Della prima finale, prima gara di Scudetto 96 in campo per Bologna, a realizzare il primo canestro Sasha Georgievic, con lui numero 10 Carlton Myers, 15 alla novità di questo quintetto di partenza Franco Ferroni, con il 12 Frosini, con l'11 Dan Gay. Milano risponde con Cantarello numero 14, Gentile numero 5, Fucci a spalle a canestro ora numero 7, 10 Bodiroga, la primo tiro di Cantarello non va, e 15 Rolando Blackman, 13 stagioni da protagonista nella NBA, due pari. Well, Carlton Myers anche qui non va al suo canestro. Myers marca un giocatore più alto di lui, Bodiroga, e questo sarà estremamente interessante. E Blackman, che è più alto, marca Nando Gentile e gli darà parecchio fastidio. Fallo in attacco di Cantarello, che è suscettibile a queste cose a dir poco. E allora occhio alle marcature, Ferroni, la novità, marcherà Rolando Blackman in queste prime fasi della partita. Georgievic si occuperà di Gentile, Myers di Bodiroga, Gay di Fucca e Frosini di Cantarello. In attacco Bologna, Fortitudo, Frosini ha eliminato la Benetton Treviso, che da molte parti veniva indicata come la favorita dopo il ritorno anche di Stefano Lusconi dopo una serie lunghissima e estenuante. 3-2, il tiro da 3, corto, quasi sporcato da Gentile, di Carlton Myers, che poi è il più abile di tutti a riprendere palla vagante e penetrare scaricando per Georgievic. Fallo alla difesa a Gentile. Well, Nando Gentile si è addormentato. Cantarello sul rimbalzo lunghissimo, Franco ha pagato, ripreso da Myers con molta attenzione. Myers, anziché lamentarsi di un fallo presunto o non presunto, ha detto no, prendo il rimbalzo, altra che storia. Secondo fallo di Cantarello, in attacco Bologna, due pari, un minuto e mezzo giocato. Sasha Georgievic, arresto nel cuore dell'area quasi, poi torna un passo indietro, palla Ferroni e riparte l'azione d'attacco per Bologna. Schema pugno in attacco per Frosini, che esce alto, seguito come un'ombra da Fucca. Poi Carlton Myers, il blocco di Frosini, fallo e infrazione di passi, dice l'arbitro La Monica. Infrazione di passi, palla persa da Bologna. Well, non, anche se c'è qualche errore all'inizio, Franco, due squadre non nervose, pensa sia l'uno che l'altro di meritare di stare qua, e giocano con grande sicurezza. Siamo al secondo minuto di gioco, in attacco Milano con Bodiroga, esce dal blocco di Fucca, Gentile, prova il tiro pesante, non va sul ferro, salta più alto di tutti Frosini, ma è l'ultimo anche a toccare il pallone, aveva conteso a Frosini il rimbalzo Cantarello, è stato molto abile, Cantarello è riuscito comunque a tenere la posizione, a conquistare, rimessa in zona d'attacco, palla da Gentile a Cantarello, poi Bodiroga, pugno in attacco anche per Milano, Bodiroga esce dal blocco, doppio Gentile. La mossa di coraggio di Squariola di mettere sul miglior realizzatore Myers in difesa proprio a qui, subisce un fallo di Ferroni con grande esperienza. Blackman ne avrà due tiri liberi, quindi è un rischio, Franco, non vuoi mai che il tuo miglior giocatore realizzatore tipo Myers faccia 5 falli, però Myers è dimostrato in queste ultime partite di essere anche un grande rimbalzista, 15 nella bella contro Benetton, e anche un grande difensore, quindi Scariolo vuole giocare la carta vincente contro la loro carta vincente. Blackman sbaglia un libro, non è da lui. Primo errore dunque dalla lunetta, inquadrato Sergio Scariolo sulla panchina bolognese con Dalmonte il suo assistente. Grande tensione, 9.000 persone quasi stipate, record incasso, quasi un miliardo per gli abbonamenti di questa finale Scudetto qui a Bologna, e si prevede e si va verso il tutto esaurito anche al Forum di Assago da martedì in gara 2. 3-2, un punto di vantaggio per gli ospiti che ora difendono. Georgievic è uscito dal blocco, penetra, scarica per Frosini, palla sporcata da Fucca, poi Georgievic, raddoppio di marcatura con Fucca e Blackman, poi il tiro di Frosini sul ferro, salta Bodiroga e sporca la palla vagante per il recupero difensivo di Gentile, che poi va a penetrare, scarica, Bodiroga segna. Passaggio di Gentile, che si è fermata la linea, tiro libero in angolo a Fucca. Secondo tagliante, rimorchio, come si dice, Bodiroga, passaggio Fusco, Bodiroga, stupenda azione, bel contropiede, 5-2 Stefano. 3 minuti di gioco, Georgievic, il blocco di Gay, va a raddoppiare Cantarello, poi ancora dalla parte opposta Ferroni, spalle a canestro, Frosini contro Fucca, aiuta Bodiroga, arriva in ritardo però, e Frosini in semigancio offensivo conclude con splendida tecnica. Bel passo di incrocio, bel cambio di mano, tabellone, mano sinistra, niente da dire, grande tecnica Frosini. In attacco Milano, Bodiroga, c'è un doppio blocco di Cantarello e Gentile, sfruttato da Blackman, seguito sempre da Ferroni, spalle a canestro, Bodiroga contro Carlton Myers, va a aiutare Gay, Fucca, è un gioco a due splendido. Well,
Body Rock e pivot passo è micidiale perché è un stupendo passatore a tutti gli italiani, quindi Fortitudo dovrà fare i conti con questo passaggio. Lob è molto lob a Frosini che non manca la conclusione. Ancora Alessandro Frosini che sta giocando una finale di stagione formidabile, 2-3 per il momento da sotto con questi due semiganci per Alessandro Frosini, centro della Fortitudo della nazionale italiana di Ettore Messina. In attacco Milano, 7-6 il punteggio. Fucca, arresto, canestro da distanza ravvicinata, questo 2-15, l'airone di Milano che segna da tutte le posizioni, un giocatore atipico, difficilmente marcato. Mano sinistro, mano marcato. Destra, da tre, da sotto, schiacciato, il contropiede, non gli interessa, un giocatore totale, completo. In attacco Bologna con Ferroni contro Bodiroga, doppio blocco di Frosini e Gay, è uscito ma non ha ricevuto Giorgevic, poi Gentile interviene su Carlton Myers e commette fallo. Well, Gentile, primo fallo di Nando e Nando deve stare attento, sarà Blackman dopo un po' di tempo a prendere Carlton Myers, sono convinto di questo. 4 minuti e mezzo di gioco, rimessa in zona d'attacco per Bologna. Gay esce dal blocco di Frosini e va dentro in penetrazione a commettere sfondamento Sasha Giorgevic, che ha perso il controllo del corpo. Well, esatto, e Sasha proteste per il presunto sgambetto fatto lui, così lui si è caduto in avanti. Ci sarebbe bisogno di rivedere il replay di questo. Comunque Sasha Giorgevic, un fallo personale ed è uno sfondamento che costa la palla a loro. 9-6 tutte e due per Stefanel, tutte e due squadre uomo a uomo, nessun cambio difensivo, nessun cambio di quintetto. Roe Blackman contro Ferroni, Gentile, ancora un doppio blocco per Roe Blackman da Cantarello Fucica, poi riceve e tira Blackman, devastante, 3 punti. Well, questa è una squadra che ha vinto in trasferta contro Varese e contro la Buckler, quindi sa fare, fatto suo in trasferta la Stefanel. 5 minuti di gioco, massimo vantaggio per Milano. Blackman segue Giorgevic, fallo alla difesa, dice l'arbitro. Zancanello a Roe Blackman, niente da dire, Blackman lo sapeva perfettamente, ha alzato la mano subito. Salza l'urlo della folla che gremisce il polo sport di Casalecchio di Reno, sono, abbiamo detto, circa 9.000, non c'è dunque soltanto la fossa che incoraggia i suoi ragazzi in questa giornata storica, ma un po' tutto l'ambiente bolognese fortitudino. Carlton Myers, fallo di Nando Gentile, due falle e Nando protesta, ma lui ha appoggiato la mano, l'abbiamo visto noi dalla nostra posizione, se c'è un replay farà vedere, non solamente la mano, eccolo, l'avambraccio qui. Destro qui, eccolo, ecco il fallo, cioè non si può, è scritto. Myers riceve, crea, marcato da Fucca con grandi aiuti della squadra. Stefanel, la miglior squadra difensiva in quest'ultima parte, anche bisogna dire anche la Fortitudo, grande rimbalzo in attacco di Gay, grande altezza sotto canestro di Stefanel, deviato la palla, sarà rimesso sotto canestro Fortitudo Team System. Sulla difesa la Fortitudo ha costruito il suo passaggio in finale e vediamo se riesce a mantenere la stessa intensità. Uno stoppone imperioso di Fucca su Carlton Miles che poi recupera la palla vagante, tira da tre sul ferro, rimbalzo in attacco molto importante di Ferroni, penetra, scarica Giorgevic per Dangay, fallo alla difesa ancora, dice l'arbitro La Monica. Well, Stefanel ti fa impressione per l'altezza perché c'è Cantarella 2,14, Fucca 2,15, Bodiroga 2,5, Blackman 2 metri, Gentile 1,90, cioè ti fa impressione, ma non impressione la Fortitudo perché sia Giorgevic che Myers penetra e cerca di creare varchi nella difesa. Il muro di folla del Palasport di Casalecchio, in attacco Bologna, Myers penetra, scarica per Frosini che schiaccia di prepotenza, salza in piedi e chiede maggiore intensità su questo tipo di penetrazioni che sono micidiali di Bologna. Gentile arresto, tiro, deviazione di Frosini, stoppato Myers, qui contropiede Giorgevic, arresto da due solamente e se va e va. 4-0, mini parziale per la Fortitudo. Mini break che riporta a soli 2 punti Bologna in questa gara 1 della finale scudetto. Si gioca per il titolo tricolore qui da Bologna, gara 1, si gioca al meglio delle 5 partite però. E in attacco c'è Milano, il blocco di Fucca, esce dal blocco e riceve Roe Blackman, finta il tiro, giro sul perno, poi evita Ferroni in avvicinamento a canestro, hesitation e poi palla sul perno. Deviazione di Ferroni, bravissimo Ferroni giocando bene, Giorgevic penetra, cambia idea, marcia indietro, Ferroni libero, anche tiro da tre Ferroni se necessario, anzi cerca il tiro da tre.
Il blocco di Gay va a aiutare Fucsca e sbaglia il passaggio, schiacciato Giorgevic, palla recuperata in difesa da Milano. Gentile pompa in avanti, schiaccia in terra per Bodiroga, l'aiuto di Frosini, chiuso Bodiroga per Gentile, è alto Cantarello, chiama la palla nel cuore dell'area ma la riceve invece Blackman da 8 metri, spara la bomba sul secondo ferro, oh, e poi dentro in bomba. Alto a Candela, caduto dietro, grande gioco di Bodiroga. Settimo punto di Blackman, 2 su 3 dall'arco dei 6 metri e 25, quell'arco che vedete disegnato e che il regista Gambuti ci ha ora mostrato, regala 3 punti alle conclusioni. Dentro quell'arco, 2 punti soltanto, questo lo diciamo anche Myers, a Repiti, si avvicina ora sulla linea di fondo Franco e entra De Paul, Myers da 3, pareggio. Bomba! Carlton Myers chiede anche il fallo, vedete? Quella chiede molto gentilmente alla Monaca, cioè senza aprire bocca, ha fatto la dimostrazione, poi alzate le sopracciglia, cioè questa è la maniera di discutere con l'arbitro, bravo Carlton. Prova il semigancio, Cartarello che poi recupera la palla, che si era alzata a Candela e mette dentro il 17° punto, di nuovo più 4 per Milano, eccolo qui, Davide Cantarello in attacco, Bologna, Carlton Myers, e sulla sedia del cambio davanti a noi proprio c'è De Paul pronto a entrare, l'altro siluro di Carlton Myers, un missile, terraria, e sono altri 3 punti per Carlton Myers che arriva a quota 6 con 2 su 3 nelle bombe. Bosce Tanjevic davanti a noi ha sgridato Bodiroga per la marcatura, prima ha sgridato anche Cantarello per Frosini, quindi sono i due giocatori nell'occhio di Bosce Tanjevic, penetrazione Bodiroga, arresto tiro forzato, deviazione, rimbalzo Blackman da 3, una lunga tentativa, cioè brutto passaggio lungo, salvato appena qui e entrerà Damiao per la Fortitudo e De Paul per Cantarello per la Stefano Milano. Eccoli qua dunque i cambi comandati da Tanjevic e Scariolo, riposo a Frosini e Cantarello, dentro due uomini più bassi, sì, ma che possono garantire anche maggiore equilibrio fra dentro e fuori. Ma Franco, anche se stiamo giocando ad una buona velocità, ci sarà ancora più velocità. Anche devo fare un commento a parte qui, Nando Gentile dimagrito in grande condizione e giocando con la testa per la squadra, e Milano in finale anche per questo. Blocco di De Paul che è diventato splendido in questo tipo di lavoro, utilissimo. Va a aiutare Dan Gay, penetra, scarica per Fucsca, Gentile, tiro largamente impreciso e Damiao cattura Arpiona, il rimbalzo difensivo, palla del possibile sorpasso della Fortitudo. Carlton Myers batte sulla gamba anteriore, va a costringere al fallo Bodiroga. Bodiroga, perché quando tu appoggi quella, ecco Portaluppi entra adesso, non credo per motivi difensivi, ma lui vuole Boscia un po' di tiro, è strano, Portaluppi raramente entra nei primi 10 minuti della partita, ma oggi c'è un'esigenza particolare. L'uomo dal tiro assassino, dalla mattonella assassina, Lupo Portaluppi, sta entrando per Nando Gentile. Nando non voleva uscire e Boscia ha detto marcalo, marcalo, quindi vediamo qui che contro Ferroni però c'è Portaluppi, occhio. Qui Djordjevic perde, scivola sul, sul campo bagnato qui, consegna De Paul a Blackman che batte, arresto tiro, stupendo il tiro ma non va dentro, ci sarà rimessa, Fortitudo. Portaluppi marcherà chi? Adesso vediamo qui. Rowe deve marcare Ferroni, Portaluppi prende Djordjevic, c'è stata una marcatura sbagliatissima lì per Stefano. 17-16, ancora un pallone quando ci avviciniamo alla metà del primo tempo per il possibile sorpasso di Bologna sulla gamba di Fucsca, recupera Carlton Myers la palla vagante, evita ancora l'intervento difensivo di Fucsca, difende molto bene, con grande intensità Milano, alza la parabola e sbaglia Carlton Myers che poi riceve tutto solo sotto canestro ed è in sorpasso quando scocca il decimo minuto. Salvataggio mai sotto il proprio canestro, buttarlo verso l'altro canestro, Myers ha approfittato. Portaluppi per Rolando Blackman, uno contro due, adesso sfrutta il blocco, libero Fucsca, cambia idea, aspetto il tagliante, fallo di Damiao. Non si può fare quel tipo di lavoro, vediamo se è possibile rivedere per far comprendere a tutti, c'è un time out, noi ne approfittiamo mentre la regia prepara questo replay di dare la linea, approfittiamo per dare la linea a Roma, mini spot, pochi secondi, di nuovo in diretta da Casalecchio di Reno.
Ice Power. Eccoci di nuovo in diretta, 9.47 al termine del primo tempo, 17-18. Vediamo se è possibile rivedere l'azione precedente mentre c'è inquadrata la signora Scariolo. E eccola qui, Portaluppi, Blackman, Bodiroga in palleggio, servizio per Fucca, Damiao prova a chiudere il tentativo di uno contro uno, vedete si appoggia con il gomito sinistro. Non si può più, una volta si poteva. Massimo Angeletti. Sì, ho con me Vincenzino Esposito, bentornato, so che hai presentato il tuo libro questa mattina, che impressione ti fa trovarti qui? Ma io non avevo mai giocato qui nei 2 anni che ero stato a Bologna, comunque è bellissimo soprattutto vedere il palazzo pieno di gente, è molto bello. Che provi per il tuo amico Gentile? Ma in questo momento solo amicizia, perché il mio cuore è per la Fortitudo. un aggettivo per definire il campionato italiano rispetto all'americano? Ma molto diverso, anche se questa sera in campo ci sono sicuramente le 2 migliori squadre in Italia. Buona partita, a voi la linea. Grazie Massimo, abbiamo sentito dunque il Diablo che è tornato nella città che lo ha avuto protagonista l'anno scorso qui a Bologna, nella Fortitudo. E siamo dunque a 9.33, appena superata la metà del primo tempo, con il punteggio di 18-17 per la squadra di casa. Rimessa a fondo è qui, la Stefanel rigioca, palla del sorpasso, palleggio il resto, tiro di Blackman che non va, ottimo rimbalzo anche strappato Myers dal proprio compagno Damiao, e Myers in campo aperto, guard, roba da Alberto Tomba, coast to coast per Carlton Myers, ha visto un buco e ne ha approfittato. Massimo vantaggio per la squadra di casa, più 3, 20-17 in attacco a Milano. Lupo Portaluppi contro Sasha Djordjevic, sta per entrare Alberti in attacco, intanto Bodiroga, serve De Paul, il blocco di De Paul per Portaluppi, poi gioco a due con Portaluppi di De Paul che va a concludere. Molto ben fatto da loro. Buona lettura di Portaluppi, che non è stato mai un vero playmaker. Cost to cost. Djordjevic, anche lui non rientra bene la difesa milanese, e Tanjevic è furente qui, è l'unica parola. Ha ragione, si dispera, non si può concedere un canestro mai così facile mai in una finale scudetto, e comunque mai. In attacco 8-33, Milano 3 punti da recuperare. Bodiroga contro Carlton Myers, va a bloccare per Bodiroga De Paul, ma si chiude attirando la difesa molto bene Bodiroga, e va a concludere Fucca in sottomano, delizioso anche se protesta il pubblico. Gregor Fucca, 3 su 3. Wow, qui Paolo Alberti è pronto per entrare, perché Bosch vuole difesa e reattività sotto canestro. Qui fallo di Blackman ai danni di Carlton Myers. Ricordiamo a Franco che anche domani le finali dei 2 gironi di A2, Venezia contro Rimini a Venezia, Cantù contro Reggio Emilia a Cantù, anche loro giocano per una Luxottica Cup, ragazzi, quindi siamo nelle fasi che contano a dir poco. Eccolo qua di nuovo Ferroni, Ruggeri, Pilutti che aveva 38 di febbre ieri. L'assenza dei Pilutti è stata anche coperta abbastanza bene da Ferroni. Qui Carlton che raramente sbaglia un tiro libero, ne ha sbagliato questo. Nando Gentile ha fatto un piccolo riposo prima, Boscia gli ha detto 2 o 3 parole, adesso Nando con idee molto chiare torna in campo, tornerà in campo. Portaluppi fa da playmaker per un attimo, 3 cambi in campo per la Stefanel, Portaluppi, De Paul e Alberti. Non gli si lascia un centimetro, Portaluppi tiratore eccelso, penetra e scarica Bodiroga per Alberti che si appoggia in maniera vistosissima a Marcelo Damiao, un grande recupero nel finale di stagione per la Fortitudo, quello di Marcelo Damiao, e c'è un time out chiesto di corsa da Bosch. Tanjevic ancora linea Roma per un mini spot. Winner Ice Power. Di nuovo in diretta da Casalecchio, 7.49 al termine, 23 Fortitudo Team System, 21 Olimpia. Stefanello rinquadrata da Roberto Gambuti. Well, Bosch e Tanjevic veramente furioso qui, sta sgridando un po' tutti, cioè si vede le corde di vene nel suo collo lì mentre lui si arrabbia con la squadra. Le percentuali 50% da 2 per entrambe le squadre più o meno, e Antonio Albanese uno dei personaggi che non hanno voluto mancare qui, ma ne abbiamo visti tanti, l'arbitro di calcio Pierluigi Collina, tifosissimo della Fortitudo,
lo sentiremo poi magari con Massimo Angeletti, e poi abbiamo visto Gigi Agnolin, anche lui ex grande arbitro internazionale italiano, poi dirigente sportivo, e tanti altri ancora, e vedremo chi saprà catturare il nostro Angeletti nel corso di questa trasmissione. Lo vediamo passeggiare proprio nella tribuna d'onore, fra poco sentiremo ancora qualche voce con lui. Qui sentiamo dire che Prodi è il nuovo capo governo, un figlio tifoso Virtus, l'altro figlio tifoso Fortitudo, quindi è anche il capo del governo che non c'è ha unanimità neanche in caso, anche per i politici. Eh sì, allora in attacco Milano, Fucca riceve e c'è intervento e in fallo della difesa. Harry Williams inquadrato con la sua signora Harry Williams, e riceve oggi il premio Luxottica Cup come miglior giocatore della stagione, premio deciso da una giuria composta da tecnici, giornalisti, addetti ai lavori. Poi sarà il turno martedì a Milano di Attilio Caia, miglior allenatore dell'anno dalla nuova Tirrena Roma. E vediamo anche Gaetano Curreri che soffre in tribuna dagli stadio, e Gregor Fucca che fa 22 per Milano. 1 su 2 per Gregor, qualche tiro libero sbagliato, Djordjevic palla in mano, più uno per la sua squadra in maglia bianca, Piluti in campo, Ruggeri pure in campo, lui che è un giocatore di grandi potenzialità. Carlton Myers esce dal blocco di Frosini, poi difende bene De Paul, blocca ancora Frosini, va sulla linea di fondo a provare una penetrazione molto difficile che comunque costringe al fallo Alberti in ritardo. Paolo Alberti è arrivato un attimo in ritardo, si deve star lì e, come si dice, mettere un piede sopra la riga di fondo, punto e basta, e non l'ha fatto Paolino, ecco qua. E infatti se tu ti stai muovendo come Paolino ti fischiano il fallo. Gioco forza. Andare lì prima, concedere tanto spazio, rischiando il palleggio, il resto tiro, mettere il piede oltre la linea e poi invitare lui a superarti. Chiedono i due punti sul tocco di Fucca, due ed è punti, due punti, dice due l'arbitro punti. Zaccanella, dunque due punti. Auto. Ecco la signora Seragnoli vicino a Giorgio Seragnoli, il patron della Fortitudo. 7 minuti al termine, 4 punti per la Fortitudo, ma Milano in attacco, Portaluppi, c'è un blocco sfruttato di Alberti nell'angolo per Gentile, poi ancora Alberti che blocca per Portaluppi, il tiro sporcato dalla difesa sul ferro, rimbalzo non catturato da Frosini, poi comunque recuperata la palla vagante da Piluti. Djordjevic va a chiudersi contro il muro difensivo di Milano, ma intelligentemente torna indietro e riordina il gioco d'attacco per Bologna. Well, Boscia ha provato tutto, diamo diverse combinazioni di giocatori, adesso rientra Body Rogue per un po' di attacco. Oh, Djordjevic pasticcia, intercetta Portaluppi e va al costo a costo, Lupo, bravissimo Lupo, e Djordjevic ha perso il controllo del palleggio. L'unica cosa che Boscia non ha provato è l'1-3-1, quindi vediamo se lui tatticamente cerca di rovesciare qualcosa, forse lo tiene per il secondo tempo. Anche il punteggio tutto sommato sempre in equilibrio fino a questo momento, non ha suggerito cambi importanti da una parte e dall'altra, e vedremo quello che adotterà nel caso anche Sergio Scariolo. Frosini si appoggia ad Alberti, trova il canestro, protesta e chiedendo l'infrazione di passi, come vedete mostrato da Gambuti, Boscia, Tanjevic. Gli arbitri comunque concedono il punto, 28-24, 5-36 al riposo. In attacco a Milano Nando Gentile contro Carlton Myers, giro rapidissimo sul perno, poi con una mano il passaggio a De Paul, Portaluppi, fallo a Ruggeri, lentissimo. Sì, Ruggeri ha messo la mano, Boscia manda dentro Dejan Bodiroga per chi tira qui, e Cantarello andrà dentro per probabilmente Alberti. Eccolo qui che ci viene riproposto, e si vede chiaramente il fallo della difesa, e c'è cambio, esce Alberti per Milano, esce anche Sasha Djordjevic, ora inquadrato, e per lui è entrato Lasi. Si può entrare perché pensavano nei tiri liberi, esce Fucca, entra Bodiroga, abbassa il quintetto, maggiore rapidità, ulteriore presumibilmente velocità. Adesso vediamo cosa succede, tiratore in campo come Portaluppi che è capace di piazzare una bomba, Blasi in campo a marcare lui, quattro piccoli in campo, esatto, si conoscono abbastanza bene Blasi e Portaluppi, provenienti entrambi dal vivaio di Milano. Gentile contro Carlton Myers, blocca per lui De Paul, esce dal blocco e riceve Portaluppi, finta, poi Gentile fa saltare Carlton Myers,
vola a terra Blasi, penetra e scarica a Portaluppi per il tiro pesante di Gentile, tocca per ultimo De Paul, rimessa per Bologna. Well, doveva strappare questa palla De Paul e anche Boscio le dice strappa il rimbalzo. Più 4 fortitudo team system, palla in mano e cercano i pericoli pubblici numero 1. Qui Bosch ha ruotato tutti, Myers ci prova una bomba da 3, non va, Cantarello strapper, un rimbalzo tremendamente importante a questo punto della ottimo partita. Taglia fuori di Davide, sì. Cantarello ha lavorato benissimo, ora il blocco di De Paul apre un'autostrada a Bodiroga e costringe al fallo la difesa che arriva in ritardo su questa penetrazione. È migliorato tantissimo De Paul in questo lavoro sporco, sì, ma utilissimo, blocchi che valgono oro. Well, De Paul è un giocatore che a me piace tremendamente, ok? Un giocatore completo, grande difensore, lottatore, uno sempre presente, tipo Premier, tipo Gallinari, tipo Meneghin, cioè proprio questo tipo di giocatore che ti dà tutto. Intanto una farfalla vola leggiadra sul parquet e si posa proprio al centro del campo. Speriamo che non venga travolta. Well, Nando Gentile è andato lì e la farfalla è andata via, ok? Non so se c'è una relazione fra una cosa e l'altra. Comunque adesso Blackman che marca il playmaker Blasi e Boscia, queste marcature invertite vuole anche provare un attimo. Blasi dà riposo a Georgevich, non è la stessa cosa. Pirotti. Molto bene in difesa Milano, c'è fallo alla difesa, ha spinto Cantarello nel duello con Dan Gay che è stato determinante in gara 5 nella vittoria contro Treviso. Tre falli Cantarello e qui Davide è molto suscettibile ai falli. Georgevich entra adesso, probabilmente Carlton Myers, Gregor Fucca dentro. E questo è il quintetto che a me piace di più, Franco, il mio quintetto tecnico qua, quindi sono insieme Fucca, De Paul, Bodiroga, Gentile e Blackman. Intanto la nostra grafica ci ha mostrato i 9 rimbalzi, 10 punti di media per Dan Gay in questi playoff. È stato devastante nella gara 5 contro Treviso. Ecco la signora Seragnoli, c'è un'attenzione folle ai bordi del campo, una cosa mai vissuta prima d'ora, possiamo comprendere naturalmente. Dan Gay però non si fa naturalmente condizionare. Ecco Bosciatanevic che aveva concordato prima con il suo vice Crespi il rientro in campo dell'airone Fucca, meno 4, 4 minuti anche al termine del primo tempo. In attacco Milano, Bodiroga esce dal blocco di Fucca e riceve Gentile, taglia sotto e va nell'angolo, esce dal blocco di Fucca, Bodiroga e subisce il fallo di Blasi che lo ha spinto alle spalle. Well, Franco, io devo dire che uno, se non è il principale motivo della grandezza adesso della Fortitudo, che non vive più come anti-Virtus, vive da proprio fortitudo, ok? Anziché o dobbiamo battere la Virtus, dobbiamo vincere il derby, no, Reto, dobbiamo battere tutte le squadre, dobbiamo giocare per il titolo italiano, lo scudetto, l'Europa, eccetera. E con questa mentalità cambiatissima sono diventate una grande squadra. Quindi anziché pensare in piccolo, hanno pensato in grande e sono state premiate. Da Panama City, Rolando Blackman, 13 stagioni nella NBA, 12 punti di media e nei playoff, 15 nella stagione. E mette 2 su 2 e torna a 2 punti soltanto Milano. Pressione sul portatore di palla di Ro Blackman, piedi velocissimi, grande difensore su Blasi che è comunque riuscito nei 10 secondi regolamentari a superare la linea centrale del campo. Blasi ancora in palleggio, schiaccia per Georgevich che dopo il taglio sotto canestro ha ricevuto ma ha passato una palla nelle mani di Bodiroga che poi va a Kostuk a deporre, cambio di mano in sottomano. Il pareggio 30-30, 3-30 al riposo. Esatto, e Bosch ha gridato qualcosa a Blackman, ma non ho, ovviamente Blackman non ha capito, non abbiamo capito noi. Forse Blackman stava parlando in spagnolo e Bosch in serbo-croato, non ho idea qui. Partita non bella, ma di un'intensità che fa paura. E si sta giocando lo scudetto, signore e signori, qui in diretta per gli schermi di Rai 3 a cura della TGS. In attacco Frosini, palla sul ferro, in semigancio. Piede sulla linea di fondo, Gentile, palla persa da Milano, peccato perché poteva tornare, palla in mano in attacco e addirittura in vantaggio Milano. Franco, hai detto tu, pallone d'oro. Rimessa da fondo e sarà Claudio Piluti a cercare il compagno più libero. Questo è il quintetto base per la Fortitudo Team System. Georgevich, palla in mano, 30 pari, ci prova Piluti, una bomba, non va, gran taglia fuori di
De Paul, Gentile con la palla, quindi non gli è costata niente la decisione. Gentile, coast to coast. Stupenda azione di Nando. Da parte a parte del campo, Nando Gentile, il principe di Tuoro. Uno scudetto proprio contro Milano nel 91 con la Juve Caserta dei Miracoli. La Juve Caserta che portò la città della Reggia sulla vetta d'Italia. Nando Gentile ci riprova e stavolta con Milano va a concludere. Arcobaleno micidiale, pareggio 2-30. Pilutti, tremendo. Guarda la partita di Gentile contro Milano nel 91, la quinta è stata una cosa devastante. Andando a destra lui, Mancino, ha sparato una bomba, ragazzi, l'ho visto io, ho detto scudetto Caserta. Fa saltare la difesa Rolando Blackman e poi costringe la difesa al fallo, invece De Paul che ha ricevuto dall'ottimo passaggio di Roe Blackman, che ha attirato su di sé l'attenzione al raddoppio di marcatura, ha sbilanciato la difesa e poi ha servito questo pallone che ha trovato la difesa sbilanciata. Avremo fra poco Henry Williams ai nostri microfoni con Massimo Angeletti, ma per un attimo linea Roma, mini spot, 7 secondi, di nuovo in diretta. Winner, Ice Power. È il grande spettacolo del basket, la fossa è con voi, dice questo striscione dei ragazzi di Bologna. Vedremo lo spettacolo che offriranno martedì al forum i tifosi dell'Olimpia Stefanel, ma sentiamo Henry Williams con Massimo Angeletti. Sì Henry, quanto ti manca questa finale? Chiedo scusa ad Andrea Girelli, quanto ti manca questa finale? Per me manca tanto, perché è difficile guardare e non giocare. Però loro sta giocando con necessità giusto a tutte e due squadre. Chi continua a giocare con difesa così vinciamo, secondo me. Senti, qual è la chiave tecnica della partita secondo te, la difesa o l'attacco? No, per me è solo difesa. Difesa fino alla fine, perché adesso sta giocando molto molto bene, però se Milano arrivano punto a punto alla fine possono vincere, però tutto difesa, tutto difesa. Grazie. Grazie Massimo e grazie naturalmente a Henry Williams che ha vinto la Luxottica Cup come miglior giocatore. E dobbiamo dire una nota su Carter Myers al rientro negli spogliatoi dopo la partita contro Treviso, ha marcato Henry Williams. Quando è rientrato non ha chiesto quanti punti aveva realizzato, ma quanto avesse fatto in percentuale. Henry Williams 5 su 14, grande lavoro, questo è il premio a chi impara a difendere. Carlton è diventato un giocatore, proprio il miglior giocatore italiano in questo momento, senza alcun dubbio. Palla a 30 secondi di nuovo, Nando Gentile ha dato un calcio alla palla. Carlton Myers difende, segna, piglia rimbalzi e anche crea gioco per i compagni con grandi passaggi, anche quindi un giocatore, a vederlo giocare è una gioia, proprio è una bellezza del gioco, come si deve giocare. Due minuti alla riposo, noi al termine passeremo la linea allo studio della TGS a Saxa Rubra al collega Giorgio Martino per la rubrica Rally Rai, ma intanto viviamo insieme le emozioni di questo finale. Palla sporcata dalla difesa recuperata da Bodiroga, riceve con una mano Gregor Fucca, poi ancora con una mano serve fuori Nando Gentile. Stupenda azione in difesa di De Paul che ha letto perfettamente il passaggio, la deviazione, palla d'oro per la Stefano. De Paul, 90 secondi, 90 al termine, un punto di vantaggio per la squadra che è in attacco e può incrementare il suo bottino. Riceve il passaggio schiacciato Bodiroga, va a aiutare Frosini la marcatura di Pilutti, si sbilancia la difesa, De Paul, scade il tempo. 30 secondi, mamma mia, è una palla incredibile sprecata da Milano. De Paul ha fatto un errore, se sei libero nella palla canestro e se stai giocando per vincere devi tirare. E un lui po' di ingenuità, sì, sì, sì. Un po' di ingenuità dunque pagata in questo frangente, lo scotto del noviziato in una partita così importante, anche se Milano ha già giocato due finali in questa stagione. Bello. E la penetrazione sulla linea di fondo con sottomano delizioso di Djordjevic. 33-34, nuovo sorpasso per Bologna che ha ora da difendere con 47 secondi da giocare. Scambiano più uno, meno uno, più uno, meno uno, nessuno molla, ogni palla vale oro qui, quindi stanno giocando come diceva Williams con grande intensità. De Paul, fallo alla difesa a Pilutti. Abbiamo detto ieri 38 di febbre, Pilutti è stato in dubbio fino all'ultimo minuto. Bosch è veramente esigente, sergente di ferro qui, proprio siamo dietro di lui e lui passa più tempo davanti a noi, Franco, che i suoi cambi, ok? Perché veramente sta gridando tutti di dare il massimo e stanno dando il massimo.
Alessandro De Polli, il più triestino dei triestini giunti a Milano nella migrazione Stefanel, nella città che vanta il maggior numero di titoli conquistati, 24 l'Olimpia, e De Paul fa 35, sorpasso per Milano, 30 secondi al termine del primo tempo, ma non potrà far scadere il tempo Bologna perché ha 22 secondi soltanto per l'azione, ne mancano 25 al termine. Pilutti blocca. Well, stanno giocando al limite del tempo, vogliono regalare la palla a Milano dopo un canestro e con pochi secondi da sfruttare per attaccare. Grazie a Gammuti alla grafica per aver messo il cronometro. 10 secondi, rimbalzo in attacco di Frosini, palla appoggiata al tabellone, 4 secondi, sorpasso, stupendo canestro di Frosini, time out per Tainovic, passa in testa per un punto, 5 secondi al termine, 5 secondi al termine. Bella Luxotto che capa, andrà una squadra che ha giocato con grande intensità quest'anno. Ha una battuta da Esposito e poi l'ultimo mini spot dalla regia di Roma. Sì Vincenzo, una valutazione di questo primo tempo ormai finito. Ma penso una partita veramente molto bella, una delle migliori finali degli ultimi anni sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista tecnico. Come quella che facesti tu a Caserta? Ma no, lì era dal punto di vista emozionale, dal punto di vista agonistico era altissimo il livello. Qui è molto preparata bene tecnicamente da entrambi i coach. A voi la linea. Grazie a Enzino Esposito e a Massimo Angeletti. Allora, mini spot dalla regia di Roma. Winner, Ice Power. Ed eccoci qua a vivere gli ultimi 5 secondi. Franco, dico che Enzo Esposito, passando il tempo in NBA dove loro sono quasi sotto ordine di essere molto aperto con la stampa, eccetera, ha imparato veramente a parlare stile NBA. Gentile allo scadere, una bomba, no, e finiamo. Palla sul ferro, il primo tempo di Pilutti. 36-35 per la Team System 42 Bologna. E allora un punto di vantaggio in gara 1. Roberto Gambuti ci mostra la nostra telecamera nel tunnel per l'uscita dei protagonisti di questa gara 1 della finale scudetto del basket. 36 Team System Fortitudo, 35 Olimpia Stefanel. I protagonisti negli spogliatoi, noi ci rivedremo fra 10 minuti circa, poco meno, dopo Rally Rai. E allora andiamo in studio Roma con Giorgio Martino. Grazie Franco. Sono battaglia. Battaglie da playoff. Mancini è arrivato? Sì, eccolo qui Roberto. Allora, inizia il secondo tempo, cosa ti aspetti e un giudizio del primo? Beh, mi sembra che sicuramente sarà una partita che si deciderà alla fine, anche perché mi sembra che le squadre siano tutte e due molto tese. Deciderà l'attacco o la difesa secondo te? Beh, tutte e due, perché sia importante sia attacco che difesa. Speriamo che la Fortitudo inizi come l'altra volta nel secondo tempo contro la Belton. Una previsione sulle cinque partite, l'azzardi? Spero che lo scudetto rimanga a Bologna. Buona partita. Lo scudetto che nelle ultime 3 stagioni è stato di marca Virtus Buckler, la squadra di Alfredo Cazzola e Alberto Bucci, oggi se lo gioca invece la Fortitudo, a cominciare da gara 1, palla 2 da La Monica e primo pallone, primo possesso per Bologna. E di nuovo Scariolo, Ferroni in quintetto base, non Pilutti, e Ferroni si è comportato molto bene facendo tutta la sua parte nella prima fase del gioco. Carlton Myers riceve, marcato da Nando Gentile, di nuovo rischiando i falli qui sotto, Dan Gay appoggia molto bene, tagliato fuori, Cantarella come un ragazzino, grave errore, Boscia veramente si arrabbia con Cantarella. Primo canestro della ripresa, più 3 per la Team System Bologna. In attacco Milano che gioca con Cantarello 14, Puskaset, Dodi Roga numero 10, Gentile 5, Blackman a completare il quintetto. In palleggio, difficile controllo ma fallo, costretto al fallo Carlton Myers su Gregor Fucica, che dai suoi 2.15 era riuscito ugualmente a controllare regolarmente il pallone. Pochissime proteste delle decisioni arbitrali. Splendido arbitraggio. Esatto, fino adesso. Si spara, non va. Blackman rimbalzo, apertura, contropiede, Georgievich, palla in mano, occhio il suo resto, grande passaggio cieco a Gay sotto, Frosini schiacciata, bellissimo rimorchio della Fortitudo che va a più 5 per la prima volta. Massimo vantaggio per la squadra di casa. Un minuto di gioco nel secondo tempo. Team System Bologna 40, Stefanel Milano in attacco 35. Cantarella, basso, alto, Gentile riceve, poi chiama e riceve, spalle a canestro Fucica che attira su di sé la difesa ma prontamente torna su Bodiroga. Carlton Myers,
Gentile, spalle a canestro, chiama palla alta, poi blocca, fucca per Bodiroga, chiuso dalla difesa, non trova spazi, poi trova il passaggio per Fucca, splendido gioco a due, Bodiroga, Fucca e canestro di quest'ultimo. Gregor Fucca, 2.15, sembrava un ballerino, sembrava Baryshnikov con i passi delicatissimi in traffico lì, ricevendo la palla, appoggiando, stupenda azione sua, Dan Gay. E Fucca non riesce a stoppare, ma è poi bravissimo Cantarello, ha giocato bene Milano senza commettere falli, ha recuperato palla, arcobaleno e canestro di Gentile. Coast to coast, Nando, stupendo, è 4-0, dopo il 4-0 della Fortitudo per aprire, 4-0 Milano, due squadre che si equivalgono. E allora partita da mal di cuore, emozioni a grappoli, due minuti nella ripresa, un punto ancora e soltanto per la squadra che è in attacco, Ferroni, blocco di Frosini per Giorgevic, non c'è il passaggio per andare a concludere, lo inventa Giorgevic che sa costruire un'azione del genere come pochi altri, costringe al fallo Bodiroga, Bodiroga, secondo fallo personale, quello inquadrato è Rolando Blackman, il panamense. Well, c'era un po' di indecisione dalla parte del giocatore della Stefano, chi aveva e chi non aveva fatto il fallo, Bodiroga dice a me fischia il fallo. Giorgevic, palla in mano, Gentile marca Myers e Carl può andare su quando vuole, Gentile molto aggressivo, Myers backdoor, fallo di Gentile e Gentile dice lui mi ha tenuto, alza la mano Nando, dimostra come Carlton l'ha portato via con la mano, è passato dalla porta di dietro come si dice, sì, Carlton Myers backdoor, tre falli Gentile, allora, vediamo se Myers prende Gentile, eccolo qui vedete, allora, infatti appoggia la mano, non dico che l'abbia preso però appoggia la mano e questo non si può fare. Carlton Myers va a concludere, lo stoppa Davide Cantarello, poi va in contropiede, Bodiroga ricevuto da Gentile, conclude in traffico ma c'è fallo di Ferroni. Si accende un contrasto sotto canestro e la tensione comincia a farsi sentire, non pesa, non c'è motivo per questo, è stato un fallo onestissimo, niente da dire, Giorgio adesso parla con Gentile e dice è stato così, qui vediamo, infatti Giorgio non ha attaccato nessuno, è stato Ferroni a commettere il fallo, cioè, molte reazioni da parte di Bodiroga per questi falli, ma un campione come lui deve ignorare i contatti duri, ignorarli. E allora Dejan Bodiroga in lunetta fa centro, 3 su 3 dalla linea dei liberi per Dejan Bodiroga che in campionato in questa stagione finora all'85% su 270 tiri liberi provati e ancora un centro ed è il sorpasso di Milano, 41-40 in attacco Bologna, Carlton Myers, l'aiuto di Fucca, poi il duello da scintille fra Granghei e Cantarello. Rischio di Bosch, Gentile, tre falli, marca ancora Carlton Myers, Bosch non può perdere, Nando, ci sarà un cambio di marcatura prima o poi. Esce dal blocco, riceve Giorgevic, poi Gay scarica dentro per Frosini, tiro corto, bellissimo Ferroni, da non si sa dove spuca Ferroni, bellissimo il suo tap-in mentre erano tutti tagliati fuori, grande azione di Ferroni. In attacco Milano, di nuovo il sorpasso di Bologna, si gioca punto a punto, domina l'equilibrio, regna questa altalena dal primo minuto, Fucca prova l'uno contro uno contro Dan Gay, scarica su Cantarello ma c'è stato il fallo, qui ha costretto Gay della difesa, eccolo qui il secondo personale di Dan Gay, 16 primi, 25 secondi al termine, Dan Gay secondo personale, 42 per la squadra di casa, 41 per la squadra di Milano che in attacco con Gregor Fucca contro Frosini, un bel duello di questi azzurri. Frosini non è un giocatore adattissimo a marcare a Fucca, ma sta facendo un buon lavoro da tre. Blackman, Rolando Blackman, sorpasso da meno uno a più due con un tiro, bel passaggio di Fucca. Rolando Blackman in campionato ha il 43% quasi da tre punti, ha confermato di avere un'ottima mano, oltre che essere un gran difensore, sta chiudendo ora su Sasha Giorgevic. Il tiro dall'angolo sul ferro di Carlton Myers ed è più due per Milano e palla in mano sull'errore di Carlton Myers. Well, Carlton forse ha un pochettino affrettato il tiro ma era libero e Carlton deve giocare in questa maniera, se è libero deve tirare, lui non ha complessi per questo.
Nando Gentile, sfondamento fallo in attacco. Attacco di Nando, e questo è grave. Portaluppi entra, Boscia deve cambiare Nando Gentile, non ci voleva questo per Boscia. Nando Gentile esce, drammatica situazione per Milano, e qui la partita prende la sua primissima piega. C'è stato ora un rischio addirittura di fallo tecnico per Nando Gentile, che ha detto qualcosa a Zancanella, e Zancanella lo abbiamo visto per un attimo infatti barcollare. Boscia ha detto: vuoi prendere un tecnico qua in questo momento, in questa partita? Poi ci pensa Boscia. Stoppata di Fucca. Da Fucca, recupero, Portaluppi in contropiede, fallo canestro, bellissimo canestro di Bodiroga con grande concentrazione, e fallo anche di Ferroni. Dunque azione potenziale da tre punti per Milano, terzo fallo di Ferroni. Avete visto, inquadrato Bodiroga che potrà andare a tirare per il libero aggiuntivo per il più 5, e tira questo potrebbe tiro essere lì il massimo vantaggio anche da quest'altra parte, dopo il più 5 sul 40-35. Se lo fa è parziale 12-2, da meno 5 a più 5, ecco qua, 12-2, ed è più 5 dunque, 47-42. 1-3-1 forse, 1-3-1, sì, 1-3-1, la vedete ora, in punta c'è Portaluppi davanti, alto su Giorgevic, va attaccata negli angoli, servono dentro, bellissimo attacco, il semigancio Frosini, si dispera Boscia Tanjević, e ne ha ragione. Wow, qui è stato liberissimo sotto Cresta, e non si può perché è la responsabilità di Fucca. Meno di 15 minuti al termine, solo tre punti per la squadra che ha palla, finta il tiro, Bodiroga, poi Blackman in palleggio, difende molto bene Frosini su Cantarello, Bodiroga, e fallo in attacco di Milano di Gregor Fucca, pescato dalla Monica, e ancora a disperarsi Boscia Tanjević. Well, due falli in attacco costosissime per la Stephen Milano, 1-3-1, e Fucca non deve pensare al fallo, deve pensare a difendere 1-3-1. E Boscia dice: sei lì, marcalo, ok? Però forse tutto, buona idea con due pivots attaccando, quindi uno in mezzo che è Cantarà, non può marcare due contemporaneamente. Ferone, Soto, Frosini, Giorgio ci prova per il pareggio, e pareggio la partita. Siluro di Giorgiovic, guardate l'espressione di Boscia Tanjević, 5-0 da 47-42, parità, e ora si alza l'urlo della folla, diventa una bolgia il Polo Sport di Casalecchio, 14-5 al termine, in attacco c'è Milano, spalle a canestro, Bodiroga va a aiutare Gallo, fallo di Carton Myers, giusta la decisione dell'arbitro, fallo di Myers. Scariolo protesta perché diceva di aver visto il suo giocatore, solo due dei calci, difendersi dal gomito dell'avversario. Gregor Fucca, rimbalzo, secondo tiro in canestro, di nuovo in vantaggio Milano. Franco, ho visto un grande Fucca lì, sbagliato il primo, forse con un contatto, reazione, preso uomo a uomo adesso Stefano. Boscia ne ha visto abbastanza, 1-3-1. Molto belle anche queste inquadrature sui tecnici, sui personaggi che vivono all'esterno del campo l'intensità, la tensione di questa finale scudetto. Palla di Giorgevic che ha scaricato dopo un tentativo di penetrazione, l'arbitro concede la rimessa in difesa a Milano, palla persa dunque. Giorgevic quest'oggi ha 7 palle perse ed è un dato molto importante. Sì, questo. Poche volte sale per una palla. Non succede mai. No, mai, mai. Però questo rispecchia l'intensità difensiva. Grande Milano dunque su Sasha Giorgevic. Ora Bodiroga, Blackman, palla al petto, con una mano a Bodiroga contro Carton Myers, l'aiuto di Dan Gay. Palla fuori per Blackman che può tirare, ma tira largamente impreciso, rimbalzo, stupendo rimbalzo di Depaul, 3, bomba. Bodiroga, bomba più 5 di nuovo. Dan, stiamo assistendo a una partita, grande partita, micidiale. 5 di nuovo i punti di Milano. Non hanno complessi queste due squadre, nessuno dice oddio cosa sto facendo in finale. Giorgevic coast to coast, Dan Gay rimbalzo, no, Ferrone libero, Giorgevic sotto a Dan Gay, Dan pasticcia però segna in sfittamento, non è riuscito il tap out di Dejan Bodiroga, la smanacciata fuori per impedire la terza conclusione in attacco a Bologna. Bologna ha recuperato palla e poi fallo in difesa, in attacco
No, difesa. Fallo in difesa. Djordjevic. Djordjevic, sì, eccolo qui, secondo personale. Piluti e Ruggeri entra adesso per Frosini e Ferroni. Eccoli qua i nuovi entrati. Valboscia dopo un tourbillon di cambi nel primo tempo, meno fino a questo punto nel secondo tempo, quelli giusti, ma non meno rotazione. Meno rotazione. In attacco Milano con 3 punti di vantaggio, 12 e 30 al termine. Siamo da poco oltre le 18 e 15. Siamo in diretta per Rai 3. La TGS vi offre la finale scudetto del basket. Porta Luppi, va a trovare la soluzione personale, più 5 nuovamente per Milano, una grande conclusione di va a creare Luppi. E Zancanella ha detto gentile di stare seduto in panchina. Myers marcata a Porta Luppi, Porta Luppi non può marcare Carlton, infatti Carlton segna canestro, fallo a Porta Luppi. Well, Flavio potenziale da 3. Zoppi capo di roga un attimo qui. Cambio Blasi per Djordjevic. Spray sul piede di Dejan Bodiroga. Dejan giocando molto, ma molto bene. Sempre 16 lui, 11 Gregor Fucka, 14 Myers, adesso va a 15 e 14 Frosini, 11 Sasha Djordjevic. Sono i 5 giocatori di questa partita in doppio cifre. Più 2 Milano, palla in mano, Stefano Milano. Playmaker Bodiroga. Adesso entra Cantarello tra poco. Sotto a Gregor, Gregor passa fuori, Bodiroga poteva tirare, aveva una mezza idea. I tiratori ci sono in campo per la Stefanel e Blackman ci prova, segna. Roe Blackman, 2 punti. Stefanel sbaglia pochi tiri adesso Franco. Blackman 14, scusa, avevo sbagliato io Blackman su Blackman. Doppia cifra. Doppia cifra, 14 punti e 3 uomini in doppia cifra per entrambe le formazioni. In attacco Bologna con 4 punti da recuperare. Carlton Myers, giro sul perno, va a chiudere molto bene De Paul che era andato a aiutare. Il rischio del passaggio, fosse stato intercettato da Blackman, costa con schiaccia, scade in secondi, 7-6-5, Carlton da 3, spara e non a sfiora il ferro. Qui De Paul che non vede avanti, Porta Luppi fallo ai danni di De Paul. Da Ruggeri. E sono il 7° fallo della Fortitudo Team System. 5 solo di Milano. Scariolo stra preoccupato qua. Time out. E allora vediamo Massimo Angeletti, hai qualcuno al tuo microfono? Sì, ho con me Marco Valenza che è l'autore del libro su Vincenzino Esposito. Allora Marco, esiste secondo te nell'immaginario collettivo un giocatore che può rimpiazzare Meneghin? Secondo te sì, è Esposito? Sicuramente è un protagonista che il basket italiano quest'oggi ha recuperato almeno in veste di spettatore, dandogli un bellissimo bentornato in Italia dopo un anno nella NBA, un fatto storico, il primo italiano che è riuscito a portare a termine la stagione della NBA. Nel mio libro ho voluto raccontare il retroscena di questa stagione e come un campione come lui vive quando è lontano dalla palestra, quando è lontano dal basket, ovvero dietro le quinte di un campione che innanzitutto è un uomo. Ti ringrazio, speriamo che in Italia lui torni con il bagaglio di esperienza della NBA. Linea a voi. Grazie, grazie a Marco Valenza di Superbasket e una bella inquadratura doppia per il numero 4, il nuovo numero 4, quello che ha preso il posto come numero nella squadra bolognese, lo straconfermato Sasha Djordjevic e la sua signora, e la sua espressione preoccupata la dice lunga. Vogliamo ricordare anche che questa partita è cominciata con un quarto d'ora di ritardo per un'azione di protesta della GIBA, l'associazione dei giocatori, rappresentata qui dal suo presidente Buonamico, da Bertani, chiede l'adeguamento delle norme, i parametri, norme internazionali sui rapporti di lavoro. Molto dura la reazione della Lega, vi daremo poi naturalmente notizie anche di un comunicato di una riunione di questa mattina. Well, De Paul va sei punti di vantaggio e De Paul questa volta non ha rinunciato al tiro. È un giocatore che gioca per lo scudetto, deve fare quello che ha fatto De Paul, semplice, non ha fatto un granché, ha fatto quello che doveva fare, punto. Blasi contro Portaluppi, chiuso molto bene, fa fatica a passare a Ruggeri che poi si libera di De Paul, arresto, tiro, bellissimo, parabola leggermente alzata. Oh, grande canestro di Ruggeri. Deliziosa questa conclusione, meriterebbe di essere rivista e intanto zoppica vistosamente come ci mostra Gambuti. Bodiroga, abbiamo visto prima zoppicare sulla caviglia e questa è una cosa devastante per Milano. Con zoppica ma rimane in campo. Meneghin l'ha detto, farlo stoico Dejan,
e Dejan soffre ma sta in campo, non fa più playmaker, lo fa a Porto Lupi, che non ha la stessa visione di Dejan. E siamo alla metà esatta del secondo tempo, 10 minuti al termine, 4 punti, prova a recuperare palla Pilutti con l'anticipo, ma il tiro sul ferro di Blackman, gran rimbalzo stratosferico di Dan Gay, passaggio lungo da parte a parte del campo per Pilutti, spalle a canestro, schiaccia per Gay, arriva rimorchio, poi Carlton Myers, finta, non tira, non conclude, a 20 secondi per l'azione d'attacco Bologna, 9:40 al termine, signore e signori, e in attacco la squadra che ha 4 punti da recuperare, Pilutti contro De Paul, chiude benissimo De Paul, ma Pilutti va a commettere infrazione di passi. No, per me non è stato passo, è stata un'azione di piedi perno, la Monica non l'ha vista bene perché Pilutti ha fatto un movimento isterico, qui gli arbitri leggono sempre in questa maniera, io personalmente non condivido. Palla recuperata comunque dunque da Milano, 9:25 al termine, 4 punti per la squadra che è in attacco. Portaluppi prova la bomba lunga sul secondo ferro, stupendo, salta rimbalzo di Myers, Carlton Myers va in contropiede, Ruggeri palla sul ferro, stupendo rimbalzo Ruggeri, De Paul piedi sulla linea, palla persa dopo il recupero difensivo, si infiamma e diventa una bolgia il polo sport di Casalecchio. Georgevich rientra, Blasi esce, tutti in piedi. E rimessa dal fondo per Claudio Pilutti, inquadrato Bodiroga, riceve Dan Gay, Carlton Myers marcato da Blackman, adesso Rolando si è risparmiato finora, rischia moltissimo Carlton, scarica per Ruggeri, benissimo Ruggeri, 4 punti d'oro come abbiamo visto lui contro Benetton, impatto Ruggeri con 2 canestri d'oro per la Fortitudo che risale da meno 6 a meno 2. 4 punti recuperati in un minuto dalla formazione di casa per la gioia dei suoi 9.000. In attacco però c'è Portaluppi, inquadrato Boscia, Tanjevic in ginocchio davanti a noi. Il blocco di De Paul, gioca 2 con Blackman, scarica per Cantarello costringendo al fallo Carlton Myers. Chiedeva l'antisportivo Boscia, Tanjevic agli arbitri. Well, non c'è, ma il terzo fallo di Carlton Myers c'è. Con l'antisportivo ci sarebbero stati 2 tiri liberi e rimessa in zona d'attacco dal centro del campo per Milano. Questo non c'era, ma gioca a Boscia la carta gentile e giocherà anche Gregor Fucca per Cantarello, ma Cantarello sbaglia un tiro libero di valore oro. Che finale, Dan! Ah, bellissimo! Una finale degna del nome, spaventosa come intensità, degna del suo nome. E non avevamo dubbi, errore di Cantarello, si dispera qui vicino a noi Nando Gentile che è pronto sulla sedia del cambio con Gregor Fucca. In attacco Bologna che può impattare, 58 Milano, 56 per Bologna che attacca. Georgevich contro Portaluppi, Myers. Doppio blocco per Carlton Myers da Gay e Ruggeri in palleggio. Carlton Myers dopo il taglio sotto riceve, uscendo dal blocco Georgevich tira sul ferro, palla toccata da Ruggeri, palla persa da Bologna, si rimetterà con palla Milano. Well, gentile per Blackman che fa un riposo, sarà penso De Paul a marcare Myers e Gentile ha dato gli ordini alle marcature, vediamo quando torna in difesa Franco come sono le marcature. Pilutti, Marco e Gentile si conoscono, hanno giocato insieme a Trieste. Braccia concerti, avete visto il tecnico della Fortitudo Scariolo che ha già vinto uno scudetto con la Scavolini. Pesaro in attacco, Milano, Fucca, spalla canestro per Bodiroga, passi in attacco, palla persa, ci portano i dati dell'incasso, abbiamo detto si sfiora per gli abbonamenti delle 3 partite il miliardo, amici sportivi, ed è un grande incasso. In attacco Bologna, Georgevic, l'aiuto di Fucca puntuale ha impedito la linea di passaggio, poi Pilutti taglio in diagonale per Georgevich che non ha ricevuto, Pilutti trova il tiro largamente impreciso, non tocca nemmeno il ferro. No, un mattone come si dice, Gentile coast to coast, da De Paul che cambia idea, Portaluppi dalla sua mattonella, Portaluppi devastante, bravissimo De Paul, devastante bomba di Portaluppi che va a 7 punti, la prima bomba per lui. Ha avanzato la portaerei milanese fino a liberare questo siluro. Carlton Myers contro De Paul, lo batte, poi scarica per Ruggeri, fallo a Bodiroga, 5 punti per Milano, quarto fallo di Bodiroga se non sbaglio, e qui è
De Paul a marcare Carlton Myers, un pochettino più alto, Carlton sarà 1,94, De Paul 2,02, Robo Rosé, Frosini per Gay che cerca Scariolo a tenere uomini freschi in po' di ruga, soffre, rimessa perché è solo sesto fallo di Milano. Porto lupi marca Georges Frosini, Myers prende la palla, deve creare spazio, sempre due uomini addosso. Carlton Myers contro De Paul. Lupo Portaluppi segue, Djordjevic blocca Frosini per Djordjevic senza palla, ma dalla parte apposta c'è Pilutti che riceve il passaggio schiacciato, toccato con un piede, dunque il cronometro riparte dai 30 secondi per l'azione d'attacco. Si provvede ad asciugare il parquet, c'è una temperatura che supera i 30 gradi, saremo a 35 qui dentro, 25 fuori, sono splendenti i due allenatori in questa splendida inquadratura doppia, la tensione dipinta sui due volti trasfigurati dei protagonisti della panchina. Djordjevic va a trovare il ferro, rimbalzo toccato per Gentile che va poi a superare in palleggio la linea centrale del campo, scarica per Bodiloga, De Paul, passaggio al petto a Milano Portaluppi. Gestisce una bella fetta della partita qua, può essere il massimo vantaggio questo. Fallo su Bodiloga dopo la conclusione al tabellone di Gentile. Qui Ruggeri che ha fatto due belle cose, doveva prendere base, Bodiroga continua a prendere botte, ma deve, se è un campione, ignorare tutto questo qui. Esce sangue e Bosch dice asciuga il sangue, ma non puoi sanguinare in campo, regola, ok, quindi time out per gli arbitri. Bodiroga deve uscire per provvedere, consentire ai medici, al massaggiatore Galeotti di tamponare l'uscita del sangue, mentre si alza anche l'urlo dei tifosi milanesi che sono qui dietro di noi nella parte alta del Polo Sport. Si sente fortissima la loro voce ora, i Panthers e tutti gli altri che incitano Milano in questo momento così delicato. Ma quando un giocatore esce per infortunio, chi entra per lui può tirare liberi, infatti Blackman tirerà queste due liberi. Blackman mette dentro il primo, chi hai, Massimo Angeletti? Sì, ho con me Vincenzino Esposito ancora, perché forse Vincenzo la partita ha subito una svolta. Milano difende bene e Bologna è abbastanza imprecisa nei tiri dei suoi cecchini. Ma la Stefani le sta gestendo molto bene tutti i palloni in attacco, sta amministrando bene ogni pallone e in questo momento sta difendendo anche leggermente meglio della Team System, costringendola a fare dei tiri un po' forzati, però la partita è apertissima. Difende benissimo Milano, massimo vantaggio per la Stefanella. Carlton Myers penetra e scarica centralmente per Frosini che subisce fallo da Gregor Fucca. Statistica importante, Franco, settimo fallo di Milano, ogni fallo di Milano adesso due tiri liberi per la Fortitudo. Ottima azione di Carlton Myers, niente panico, esce Pilutti, non 100%, entra Andrea Blasi, quintetto più piccolo, non c'è Dan Gage, ci sono sostanzialmente, come dici tu Franco, quattro esterni, non dico piccoli perché Ruggeri è 2-0-3. E dunque vediamo se Frosini mette dentro, non sfrutta il tiro libero, Alessandro Frosini che ha il 71% dopo 39 partite di stagione in campionato, stavolta ha bucchiato. Mette dentro il secondo, meno 6, 6 anche i minuti al termine, con 3 secondi. Va a pressare tutto campo ora, pressing sui portatori di palla, Portaluppi contro Djordjevic. Deve superare in 10 secondi, lo fa, la metà campo, Portaluppi, Gentile, gravato di 4 falli. L'unico gravato di 4 in questa partita finora, fallo alla difesa a Ruggeri ed ora anche Ruggeri a 4 falli. Well, Ruggeri nella spostarsi è andato sul cammino di Rolando Blackman, fallo, due tiri liberi Blackman e la Fortitudo non può permettersi errori di questo tipo. Milano gestendo, come diceva Enzo Esposito, bene ogni pallone in attacco. Roe Blackman dentro il primo. Bodiroga beve e mette anche ghiaccio sulla fronte per fermare il sangue, vediamo quando lui rientra l'impatto che avrà e per chi andrà dentro, forse Portaluppi, ma la squadra va bene così. Roe Blackman dopo 13 stagioni della NBA era stato la scorsa stagione all'IK di Atene, ma poi ha preferito Milano e ha portato al massimo vantaggio la Stefanel più 8 a 5.40 dal termine. Amici sportivi, un finale da non perdere. Carlton Myers salza, tira da 3, la bomba. Myers rimette in piedi la situazione, riapre la partita. Assolutamente era in crisi di ossigeno, aveva bisogno della bombola, gliela data Carlton Myers. Ora si scontra con Blasi, Gentile, poi l'errore dall'angolo, Portaluppi va
cost to cost. Carlton Myers perde la scarica per Georgevic. Blasi, bomba! Well, due bombe consecutive, time out da chiedere subito per Milano. Well, Milano prendendo a 6 ed eccolo qua. E Gentile dice a Giancanella che Portaluppi ha subito il fallo dopo il tiro eccetera, però 6-0 per la Fortitudo, da meno 8 a meno 2. Torna l'entusiasmo dei tifosi fortitudini che ci tengono fra l'altro con grande simpatia a salutare i ragazzi del Viola Club Reggio Calabria, di Trevo di Reno e tutti i tifosi della società Viola, meravigliosi tifosi di Reggio, Reggio deve vivere dicono, e quindi si sentono molto vicini anche in questo momento di così grande emozione per loro, mai vissuto prima d'ora. La signora Scariolo e Sergio Scariolo, ancora una bella doppia inquadratura di Roberto Gambuti. Ma pensa Franco che Blasi è entrato in questa partita finalissima, scudetto, gara numero uno, non aveva ancora tentato un tiro, in un momento drammatico spara da tre punti e centra una bomba da tre punti, bravissimo Andrea Blasi. Team System 5 su 12 da tre punti, ha migliorato la sua percentuale con gli ultimi due tiri a bersaglio di Carlton Myers e Andrea Blasi, prima era 3 su 10, ora è risalita al 41%. In attacco c'è Milano, 5 minuti al termine, emozione a non finire, due punti ancora per la squadra in trasferta che sta giocando benissimo ma ha subito due canestri da tre che in quel momento proprio non ci volevano. Bodiroga sotto canestro, palla persa, infrazione di passi, dice l'arbitro La Monica, difficoltà nel controllo e si dispera neanche tanto Bosciatanovic che cerca di tenere tranquilli i suoi ragazzi. Esatto, ha detto qualcosa Giancanella ma simpaticamente perché Giancanella ha sorriso. Dan Gay palla in mano, non si vuole Dan Gay da tre punti ma Carlton che ha la palla adesso, palla del pareggio anche del sorpasso, palla di Bodiroga e secondo me è il quarto fallo, quarto personale di Dejan Bodiroga, due tiri liberi, chiede l'infrazione di passi Bosciatanovic, ma well, Franco quando uno cade e fa il passo così si deve dire ha fatto passi lui o si è stato sgambettato e dopo ha perso l'equilibrio, cioè nel momento del contatto esatto. Il giocatore sbilanciato può commettere infrazione di passi, questo bisogna vedere un replay su questo, l'arbitro certamente deve perdere il controllo, è ovvio, giusta la precisazione di Dan Peterson. Parità 65 8-0 65 Milano 8-0 8-0 per la squadra di casa che ora è in difesa, una bolgia il Polo Sport, in attacco Milano Blackman, duelli durissimi sotto De Paul, va a farsi stoppare Frosini, contende con i denti questo pallone, subisce fallo. Well, Franco Lauro, De Paul ha preso un'iniziativa, la palla gli è sfuggita la mano, hai detto tu, qui vediamo la palla proprio, non voglio fare le scuse per un giocatore ma hai detto tu 30 più gradi qui e sudano molto, ogni pausa si asciugano le mani, le teste, le braccia eccetera, gli è sfuggita la palla, palla di reazione, ma questo è il quintetto tecnico del Stefanelli in campo per Bosciatanovic, molti caricati di falli. Una perlina di sudore riga la fronte di Sergio Scariolo, solitamente impeccabile come potete vedere, e questa testimonianza del clima che definire infuocato è poco, e il secondo non va, un punto soltanto per Bologna, palla per Milano che può tornare in vantaggio a 4 minuti e 8 secondi dal termine, amici sportivi, gran finale della prima finale scudetto, e rimanete con noi in questa serie appassionante da oggi eventualmente fino al 1° giugno. In attacco Milano, Bodiroga va a concludere con un'azione da manuale e un'esitazione in aria, cambia posizione, canestro, subisce fallo, grande canestro, più un tiro lì, grande azione potenziale da tre punti. E c'è anche un altro personaggio che abbiamo detto ex del calcio, Gigi Agnolin, grande appassionato. Angeletti che dice? Agnolin, sì, è con me Luigi Agnolin. Allora è più difficile arbitrare o gestire a seconda del ruolo che scegliamo, una partita di basket o una di calcio. Beh, direi che è difficile in entrambi i casi. Adesso questi 3 minuti e 50 che mancano sono una vita, io direi che sul piano nervoso si decide la partita. Ma quanto l'arbitro è sereno in questo momento nel decidere? Beh, io mi auguro che lo siano, perché finora qualche piccola imperfezione può esserci stata, ma direi che è comprensibilissimo dato il clima e data anche la difficoltà. Comunque, passi in attacco, palla persa dalla Fortitudo, vediamo vedere quello che succede.
Linea a voi. Una azione molto importante questa della Fortitudo, che ha perso palla, 3 e 35 con questa infrazione di passi abbastanza evidente. Well, più due per la Stefanel e palla in mano Stefanel. E Blackman spara una bomba, non va. Gran rimbalzo De Paul. L'uomo è il grande soldato. Vuole diventare anche qui l'uomo partita, come lo è stato nella semifinale. Buckler, De Paul, palla in mano. Un palleggio, passaggio consegnato a Gentile, blocco per Nando Gentile, body roga, palla al petto per Grego Fuccia, in palleggio, spalle a canestro contro Frosini. Non arriva l'aiuto di Danghei per non sbilanciare la difesa, tiro corto sul primo ferro, rimbalzo strappato con gli artigi di Alessandro Frosini, palla in attacco per Bologna, Kartl-Meier, palla persa banalmente e banalmente regalata da Milano, si scontrano Gentile e Danghei, testa contro testa, un finale bestiale, incredibile. Si sono scontrati involontariamente Gay e Gentile in questa azione di doppio errore da una parte e dall'altro. Palla qui, guardate, Gentile di Georges rientra, intercetta nella ripartenza, e in questo istante qua sono già a terra loro due. Una brutta botta sul viso. Sì. La borsa del ghiaccio subito per Nando Gentile, lo vedete, inquadrato da Roberto Gambuti. Deve rientrare nello spogliatoio. Sì. Questa è una grave. Perde sangue. Nando Gentile. È veramente terribile la botta che ha preso Nando Gentile, un combattente. Brutto colpo anche per Danghei, ancora sul parquet. Vediamo se Danghei ha una perdita di sangue. Il pubblico accompagna l'uscita di Nando Gentile, spaventosa la botta, l'impatto fra i due. Il pubblico ha accompagnato con un applauso, ovviamente, un grandissimo affetto e rispetto. Esce anche Dan Gay. Esce anche Gay. Due gravi perdite per le due squadre. E vediamo, eccolo qui, Roberto Gambuti ce lo può riproporre cortesemente ancora. Grazie Gambuti. Dalla camera posta dietro il canestro vedete l'impatto testa a testa fra Gentile e Gay nella ripartenza di Giorgevic, che aveva recuperato palla. Meno uno per la Fortitudo Team System, meno di tre minuti. La palla del pareggio nelle mani di Kartl-Meier, pericolo pubblico numero uno. Grande partita sua, 22 punti. Che finale, 68 pari, 2:40 al termine. Partita appassionante, tutti davanti ai teleschermi di Rai 3. Si scontra Bodiroga, ma c'è fallo di Kartl-Meier, che si è spostato lateralmente nel tentativo di chiudere. Quarto il tentativo di penetrazione di Bodiroga. Quarto fallo. Well, bisogna leggere i falli adesso qui, che Ruggeri quattro falli pure lui, Kartl-Meier quarto falli, Gentile che è fuori con quattro e Bodiroga quattro falli. 100% nei tiri liberi per il momento di Dejan Bodiroga. Sbaglia il primo della partita e guardate l'espressione di Boscia Tanevic, capochino, non è da lui sbagliare. 2 su 2, incredibile, non ci possiamo credere. Due errori di Dejan Bodiroga, che sporca il suo 100%. 68 pari la partita, però resta in equilibrio. 2:20, Ruggeri, Myers esce dal blocco di Frosini che poi va sotto. Kartl-Meier penetra e costringe al fallo il numero 9 De Paul. Ma qui tutta la tifoseria della Fortitudo in piedi con i grandi cori e Kartl-Meier per il sorpasso, lo spareggio diciamo. Momentaneamente attoniti i tifosi di Milano, che sono certamente rimasti colpiti anche dal gravissimo infortunio subito dal loro beniamino Nando Gentile. Ma a 3 minuti dal termine la squadra c'è, non hanno dato segno di cedere niente qui, quindi non deve mollare Milano. No. 2 punti soltanto da recuperare, palla in mano, 2 minuti anche al termine, ancora lunga. Portaluppi nell'angolo per Blackman, prova la bomba, non trova il tiro del sorpasso. Rimbalzo di Frosini che ha lavorato bene in taglia fuori, ha preso posizione con le gambe e col corpo e ha impedito il rimbalzo in attacco a Milano. Ottima partita Frosini, un po' affrettato il tiro di Rolando come uno di Carlton all'inizio, quindi succedono queste cose fra i grandi campioni.
100 secondi al termine. Carlton Myers contro De Paul. Palleggia, palla sotto le gambe, ancora cerca di battere sulla gamba anteriore, penetra, infrazione di passi. Yeah, Carlton ha tenuto la palla troppo lungo lì e Milano ha la palla del pareggio qui, ossigeno per loro, 1-20 da giocare. E c'è rischio supplementare, rischio supplementare. Tutta la vita, Franco. Due punti per la squadra che ha palla in mano da recuperare, 75 secondi, ancora 19 per l'azione di Milano. Bodiroga in palleggio, spalle a canestro, schiaccia per Fucsca, non trova la conclusione, protesta Milano, protesta vivacemente, Carlton Myers si infila, salta come Birilli, come Alberto Tomba fra i paletti e va a depositare in sottomano il 26esimo punto ed è 4 punti di vantaggio per Bologna. Si dispera la panchina di Milano, in attacco la Stefanel. De Paul stoppato da Frosini che sta diventando un gigante determinante in questo finale, Dan. Well, assolutamente la sua partita determinante. E qui a 36 secondi falli tattici qui. Ruggeri ne avrà due tiri liberi. Fallo di Fucsca. Time out per Boscia. Time out Stefanel Milano. Noi speriamo che Massimo Angeletti possa portarci notizie su Nando Gentile al più presto, perché abbiamo veramente necessità di sapere le condizioni di questo grande campione. Well, Franco, adesso la situazione per Stefanel è drammatica qua, perché due tiri liberi e se Ruggeri fa 2 su 2 sono 6 punti, 35 secondi da giocare. Devono andare, sparare una bomba da 3 punti e qui ci sarà un cambio per Stefanel, perché o qualcosa, sembrava uno scambio, no, assolutamente no. Angeletti, hai notizie di Nando Gentile? Ah sì, mettono dentro qui. Sì, Franco, sì, dici molto pure. Probabilmente Franco Gentile, Nando Gentile ha un taglio al sopracciglio e stanno mettendo dei punti di sutura. Grazie Massimo. Dunque Nando Gentile infortunato a San 3 minuti al termine. San Bucaro in campo. In campo un ragazzo che è un tiratore da 3, perché Boscia non scherza adesso, chi è libero spa. Ruggeri deve fare 2 su 2 qui per la fortitudo per mettere a distanza la Stefanel. Primo va dentro. Inchioda il più 5 nella lunetta. Ruggeri che in campionato dalla linea dei liberi ha il 72%. Non fa 2 su 2. 5 punti, una bomba e un tiro. Vediamo se Milano riesce, affrettando la conclusione ma senza forzare troppo. Portaluppi dentro, 3 punti. Portaluppi. 71 a 73, 24 secondi, pressione a tutto campo naturalmente. Blocca subito il cronometro Portaluppi. Fallo su Georgevic che andrà in lunetta dalla parte opposta, ma bloccato il cronometro a 21 secondi e 7 decimi dal termine. E dunque partita ancora apertissima. Compito Georgevic, 2 su 2, ok? Non ci sono storie qua. Se sbaglio uno di questi, Milano va per sparare la bomba da 3. Georgevic che non ha ancora tirato in questa partita. Ecco la signora Georgevic che si mangia le unghie per l'innervosismo. Non ha ancora tirato in questa partita dalla linea dei liberi. Sasha Georgevic che ha l'88%, appena 31 errori su 252 tiri fin qui in campionato. E vedete che questo è più una garanzia. Soldi in banca con 15% di interesse, Franco. Anche il 16 forse. Anche il 16. 2 su 2. Un po' di fortuna per lui. Più 4, 20 secondi. Portaluppi supera la metà campo, ora devono concludere. Tira da 3, Gregor Fucsca. Non va. Rimbalzo conteso da Bodiroga e rimbalzo di Ruggeri. Palla Georgevic, Frosini schiaccia la palla della vittoria di Bologna. 1-0 per la Fortitudo Team System. 1-0. Finale da mal di cuore, 6 punti, ha pesato indubbiamente l'infortunio a Nando Gentile, è uscito anche Tengay, ma un finale veramente da mal di cuore. Franco, abbiamo regalato una grande partita ai nostri grandi tifosi, i nostri telespettatori qui, due squadroni che hanno giocato con intensità, grande difensività, grandi riflessi sulle palle da gamba. Mandiamo da Roma la linea per andiamo a canestro e poi avremo addirittura subito Sergio Scariolo ai nostri microfoni da Roma la sigla di andiamo a canestro. Eccoci qua allora,
Massimo Angeletti, allora puoi bloccare Sergio Scariolo, sì, scusa.